Cosa si intende per comunità resilienti? Per comunità resilienti si intende eh, quel tipo di comunità capace di adattarsi al, uh, alle conseguenze della crisi climatica, della crisi ambient ambientale in genere. Uh, ci riferiamo a una modalità che consente di uh, progettare una comunità, di progettare il disegno di una comunità, non ipotizzando uno scenario uh, A. Eh, Come è stato fatto in passato, uno scenario deterministico. Ma ipotizzare un processo attraverso cui questa condizione di trasformazione viene in qualche modo accolta e accompagnata. Eh, si tratta quindi di un tipo di progettazione completamente diverso. Si tratta anche di eh, accettare l'ipotesi che la crisi climatica sia eh, la più importante crisi che l'uomo eh, abbia dovuto affrontare fin dalla sua esistenza. Eh, è un approccio che necessita eh, evidentemente una transdisciplinarità di, di, eh, di visione, perché eh, implica il fatto che eh, si conoscano le crisi nella loro eh, dimensione, come posso dire, eh, storica. Ricordiamoci che la progettazione architettonica è una progettazione che affonda le sue radici eh, diciamo in un passato al massimo di 10.000 anni, che è quello della storia eh, dell'uomo la storia della civilizzazione, ma eh, allo stesso tempo dobbiamo tenere presente che invece altre discipline come la biologia dell'evoluzione o come la paleontropologia affrontano invece la questione delle crisi e dell'adattamento alle crisi, di una forma di resilienza estrema in un periodo di tempo vastissimo. Stiamo parlando di eh, centinaia di migliaia di anni. Ecco perché nel tema della resilienza eh, è fondamentale, come dire, costruire una conoscenza che si basi sulla eh, interconnessione di discipline diverse. Eh, da questo punto di vista, occorre anche eh, far presente eh, qual è l'aspetto linguistico e terminologico del termine per evitare fraintendimenti. Cioè, rispetto al cosiddetto termine sostenibilità, quella della riduzione dell'impatto, cioè che in qualche modo definisce questa condizione, la resilienza punta più sull'adattamento. Eh, ci sono una serie di ragioni per fare questo passaggio, ma prima di come dire, entrare nel merito di questo aspetto è anche importante eh, precisare il perché della comunità. La comunità rispetto alla città, che era il termine che si usava in precedenza, è importante perché eh, come dire, il centro della civilizzazione non è più la città, non è più necessariamente questa struttura, può essere. Dipende dal risultato della progettazione radicale. In realtà, quello che per noi è più importante è eh, l'idea di, di comunità, di eh, unità di base. Che poi questa unità di base si possa eh, organizzare secondo una struttura, chiamiamola così, urbana o altri tipi di strutture, questo è del tutto secondario rispetto all'obiettivo principale, che è quello di garantire il massimo del beneficio, il massimo della qualità, della sopravvivenza minimo, o della, come posso dire, eh, eh, della felicità eh, ad una unità minima che è quella della comunità, una comunità che deve essere coesa, eh, deve attraversare come dire, campi diversi, deve essere eh, inclusiva in questo senso. Tornando invece al tema della, della resilienza, eh, è chiaro che io quando parlo di resilienza ne parlo in termini eh, radicali. Che conosce il mio lavoro, magari ha un'idea del fatto che quella è la mia posizione: una posizione estremamente non di mediazione, ma una, una posizione, se vogliamo, estrema da questo punto di vista. Che parte appunto da quella considerazione di eh, riferimento che facevo prima, cioè che l'ambito di lavoro eh, a cui io faccio riferimento: è, eh, prende, la, come posso dire, il un arco temporale che è quello della uh, biologia dell'evoluzione eh, se ci riferiamo solo all'uomo, non solo, evidentemente eh, stiamo parlando di un arco di temporale maggiore dei 200.000 anni in quest'arco temporale noi abbiamo già conosciuto crisi eh, ambientali e l'uomo ha già dovuto attraversarle quindi abbiamo già degli strumenti che possiamo conoscere eh, in questo senso abbiamo una risposta a quali siano le metodologie di progettazione che eh, possono eh, eh, assecondare questo obiettivo di resilienza. Eh, a me piace pensare che queste metodologie possano essere riassunte eh, nel termine acceptation, eh, tradotto in italiano con cooptazione funzionale, che è l'azione, eh, la modalità attraverso cui la natura... Uh, non produce degli usi, ma produce pro una serie di forme, una serie di interconnessioni, poi il contesto che rende queste interconnessioni utilizzabili. Eh, per un determinato scopo. Quindi la resilienza è in qualche modo eh, proporzionata rispetto a questa condizione. Maggiore questa ridondanza di forme, di opportunità, di corre correlazioni, maggiori sono le possibilità che, nel nostro caso, l'uomo sia eh, capace di adattarsi a condizioni in rapido cambiamento. Eh, tornando alla transdisciplinarità, è interessante notare che questa idea della. Uh, adattabilità attraverso l'exaptation, poi si estende a tutte le strutture creative. Johan uh, Birney, un importante uh, genetista uh, che ha sequenziato il genoma umano, ci spiega che uh, in natura tutte le strutture creative sono caratterizzate da questa ridondanza di forme, di legami, di interconnessioni. E anche il prodotto di questa di questa particolare eh, mh, struttura creativa è a sua volta una struttura creativa. L'esempio più classico viene da eh, Ether Pringle, eh, dagli studi di Ether Pringle, una eh, paleantropologa molto importante che raccoglie una letteratura molto vasta su questo tema. Ed è uh, un tema che eh, in qualche modo mette a sistema una conoscenza che arriva a un obiettivo. L'obiettivo è quello di, eh, di far capire che Ogni volta che l'uomo si è trovato di fronte a una eh, crisi, l'ha affrontata attraverso un meccanismo specifico della sua condizione, del, un attributo che solo l'uomo ha. Questo attributo è mh, il pensiero associativo. Il pensiero associativo è una modalità di pensiero che si sviluppa in un periodo eh, storico molto esteso, che è quello eh, che va dal 200.000 al 40.000. Eh, anni fa e eh, sorprendentemente anche se si manifesta dal punto di vista genetico 200.000 anni fa per un periodo storico molto lungo non si è capito il perché il come questa eh, tipologia di pensiero potesse eh, in qualche modo mh, essere attivata eh, abbiamo scoperto che è stata attivata 40.000 anni fa durante una crisi e questa attivazione corrisponde alla nascita dell'arte. Interessante che dal punto di vista parentropologico non c'è differenza tra arte, tecnologia e scienza, quindi eh, si riferisce alla nascita di un atteggiamento creativo che è lo stesso che caratterizza la tecnologia e la scienza ed è appunto il momento in cui l'uomo mette la prima, per la prima volta la sua mano su una roccia e disegna questa mano disegna la natura che vede intorno a sé e qual è l'obiettivo di questa azione? In realtà non c'è un obiettivo, questa è la caratteristica del pensiero associativo, cioè è esattamente un prodotto eh, di creazione esattamente come la biologia evolutiva, cioè una ridondanza di pensieri eh, eh, apparentemente eh, non collegati tra loro eh, che vengono eh, poi scaricati Download, come, diremmo, potremmo dire in inglese attraverso il disegno, attraverso l'arte, attraverso la manipolazione degli oggetti, la manipolazione delle cose. Quindi, secondo uh, Ether Pringle e anche secondo Stephen Jay Gould, uh, la manifestazione uh, dell'arte, la manifestazione della creatività è uh, un'espressione del pensiero associativo, che okay? è un'espressione di una condizione. Eh, neurologica che è quella fatta dall'espansione, quindi non dall'aumento dall delle dimensioni del cervello, ma dall'espansione eh, delle connettività all'interno del cervello, quelle che favoriscono il pensiero appunto, associativo. Eh, questo ci dice quindi cosa può essere, come può essere ipotizzata la progettazione del futuro, cioè una progettazione che non è deterministica, ma è il risultato di questa ridondanza di elementi esattamente come l'antura ha fatto con uh, gli esseri viventi il sesto dito del panda uh, o le piume del dinosauro sono un esempio di exaptation, cioè di strutture che nascono con una uh, non con uno specifico utilizzo, ma grazie alla uh, possibilità della natura di esprimere questa forma di eh, proliferazione eh, di eh, elementi e di connessioni e di eh, utilizzare poi all'occorrenza a seconda delle condizioni di crisi. Quindi non è che il pensiero lineare non sia utile, il pensiero lineare è una modalità standard di sopravvivenza eh, rispetto alla quale eh, la modalità associativa eh, è mh, invece la modalità di crisi. Se è possibile ipotizzare città resilienti oltre il pianeta Terra. Beh, oltre il pianeta Terra le città devono essere, se, eh, nel caso che la loro esistenza sia ammissibile, certamente eh, la resilienza è la prima caratteristica, proprio per l'estremità delle condizioni estreme. Infatti anche sul pianeta Terra, quando parliamo di eh, resilienza, in molti casi, la riferiamo al risk management per esempio rispetto all'estremizzazione del clima. Quindi ipotizziamo che eh, la, la possibilità di costruire città oltre il pianeta Terra sia un'ipotesi di eh, costruzione di, eh, chiamiamole città, ma diciamo forse più precisamente la costruzione di comunità che hanno la caratteristica appunto di potersi adattare a condizioni ambientali mh, veramente estreme. E naturalmente fuori eh, dal pianeta Terra queste condizioni estreme sono addirittura parossistiche, sono come dire eh, il massimo di quello che possiamo pensare. Eh, se le possiamo immaginare è senz'altro senz un, uh, un elemento importante. Sicuramente sì. Eh, se prendiamo in considerazione quanto detto prima, cioè il pensiero associativo, dobbiamo anche ipotizzare che la. Uh, la possibilità di pensare a città fuori del pianeta Terra, quindi una condizione eh, estremamente poco lineare rispetto allo standard della nostra sopravvivenza, è certamente il risultato di una visionarietà, eh, di un radicalismo eh, frutto di questa capacità dell'uomo di mettere a sistema, di eh, usare il pensiero associativo e addirittura portarlo a ad un estremo di questo genere cioè di mischiare le carte e di ipotizzare che è una città, una struttura, che nasce ovviamente in un contesto, che è quello della Terra, e di portare uno nel contesto più lontano possibile. Anche in questo caso l'exaptation è molto importante, la l'accontazione funzionale. Perché lo facciamo? Qual è l'utilità? Io penso che proprio la costruzione di pianeti, eh, di, di città oltre i pianeti Terra, eh, possa essere utile per capire come funziona il nostro cervello e esattamente cosa significa l'uso. Faccio un esempio. L'idea più classica, quasi lineare, è che eh, noi descriviamo questo scenario, cioè che il pianeta Terra sia in condizioni estreme, eh, sia quasi al limite di un collasso eh, e che la popolazione sia così eh, estesa da non avere più la possibilità di eh, sopravvivere in, nel pianeta. Sia quindi per le condizioni ambientali in cambiamento, tali da non essere più eh, sufficienti per garantire la vita, la sopravvivenza dell'uomo, eh, a causa di questa estremizzazione, sia per il sovrappopolamento. Ora, questo è esattamente il risultato di un ragionamento lineare. Sappiamo che le, le città occupano una parte minima della superficie terrestre. Sappiamo anche che le condizioni ambientali di, del più abitabile dei pianeti, per esempio il pianeta Marte, sono così distanti, così estreme, da rendere il peggiore dei posti su questo pianeta Terra sicuramente molto più eh, utile, molto più adatto alle nostre esigenze rispetto a eh, un pianeta eh, come quello di Marte. Quindi è quasi paradossale che noi eh, decidiamo di eh, fare questa condizione. L'ipotesi quindi di una eh, città al di fuori della Terra, su un altro pianeta, come eh, con l'obiettivo di eh, eh, salvarci da condizioni estreme eh, e da, eh, dal sovrappopolamento, è come posso dire, dal punto di vista dei dati, eh, paradossalmente, eh, poco significativa. Ma eh, la cooptazione funzionale viene, eh, viene come dire, in nostro aiuto, perché in realtà quello che fa una città oltre il pianeta mh, è darci delle indicazioni. Proprio l'estremizzazione del clima ci consentono di dare una lettura di quello che può avvenire sulla Terra, e ci consentono di fare delle assicurazioni. Eh, mh, proprio eh, grazie a questa estrem eh, estremizzazione delle condizioni che eh, sono estremamente utili per noi, proprio su questo tema, eh, negli ultimi anni, eh, insieme con un collega Antonino Di Raimo, abbiamo condotto uno studio sulla colonizzazione di, della Luna e di Marte. I risultati sono stati estremamente interessanti. Spero di avere l'occasione di poter scambiare alcune informazioni eh, per, eh, come posso dire, per eh, rendere eh, la conoscenza di questi risultati eh, utile per tutti. Acceptation, accoptazione funzionale. Quindi, per esempio, il, uh, io immagino queste città queste architetture fuori dal pianeta Terra, eh, fondamentalmente come eh, delle opportunità. Non so esattamente che forma avranno, se non quella prodotta dagli studenti con cui ho lavorato e quindi ho visto alcune linee di tendenza ripetersi, ma eh, la cosa più interessante è la possibilità di utilizzo. Alcuni sono dei temi cruciali che eh, appunto possono essere cooptati, riutilizzati funzionalmente per il pianeta Terra. Il primo è il concetto dei closed loop system, della biosfera, cioè l'idea che in qualche modo, un tentativo che è fatto, stato fatto, tra l'altro, anche sul pianeta Terra, faccio l'esempio di Biosfera 2, ma comunque c'è una ricerca che. Affonda eh, le proprie radici nella, come dire, nella eh, letteratura eh, astrospaziale dell'Unione eh, dell Sovietica ci sono eh, diciamo una letteratura estremamente vasta. Questa letteratura ci aiuta a capire che eh, all'interno di un tema così eh, importante per noi oggi quello della crisi ambientale. Eh, la comprensione della, dei closed loop system è fondamentale, scusate, perché ci consente di capire in che modo eh, noi possiamo essere parte di un sistema eh, e come questo sistema eh, in effetti possa essere mantenuto in equilibrio, in bilanciamento eh, tale da. Ehm, poter essere studiato e analizzato è in qualche modo eh, preso in considerazione per equilibrare la, la questione climatica, cioè replicare in una scala, in una certa scala, come il progetto Biosfera 2 prevedeva, le stesse condizioni dell'atmosfera, quindi con le variazioni eh, ambientali che ci possono essere e come questo sistema possa stare in equilibrio. Eh, mi viene in mente eh, Thomas Hauer di Transorall che, di, che nella, sulla progettazione di Masdar City, diceva: Beh, se riusciamo a costruire una città del genere nel deserto, la possiamo costruire ovunque. Quindi, possiamo eh, tranquillamente dire che se riusciamo a costruire una città eh, su Marte, abbiamo la certezza di eh, poter superare la crisi climatica con una certa facilità. Questo è l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre. Eh, ci sono una serie di eh, altre attività che rientrano in questo ragionamento, quindi per esempio eh, come dire, non solo la condizione della, eh, del closed loop system, ma per esempio la condizione del terraforming. La possibilità di terraformare un pianeta come Marte ci insegnerebbe tantissimo della possibilità di terraformare anche condizioni estreme del pianeta Terra, il deserto del Sahara prima di tutto. Quindi sono degli insegnamenti che per noi sono eh, fondamentali. Un altro aspetto che eh, è fondamentale è eh, capire in questi contesti come la condizione umana all'interno di una eh, biosfera possa interagire, quali sono le condizioni estreme. Eh, ci porta a eh, condizioni estreme dal punto di vista sociale e psicologico, ci porta a dover, eh, a dover considerare il fatto che eh, l'uomo non è puramente il risultato di eh, bisogni primari, ma anche di bisogni secondari. Cioè, che tipo di città dovrebbe essere questa? Spesso, come dire, nella fantascienza, abbiamo questa idea delle città costruite eh, in condizioni estreme, in cui la cosa principale è appunto produrre del cibo, l'accesso all'acqua. Avere quelle condizioni ambientali che ci consentono di vivere, ma per quanto tempo un essere umano può vivere una condizione eh, meccanicistica o di pura sopravvivenza? Eh, sappiamo dagli studi di sociologia e eh, dell'ambiente, della sociologia ambientale, che. Eh, questo non è sufficiente. Quindi, se ipotizziamo delle città e ipotizziamo delle eh, città resilienti, dobbiamo ipotizzare città eh, all'interno delle quali si sviluppa un tessuto eh, organico, culturale, eh, sociale di un certo valore, di un certo spessore, perché questo è questo l'obiettivo eh, che ci dobbiamo porre. Eh, L'ultima nota riguarda appunto la tecnologia, una cosa che forse è nota ai più: cioè che Uh, in realtà faccio riferimento a questa idea eroica della colonizzazione spaziale, che soprattutto vede tra i promotori so, l'organizzazione, per esempio, dei transumanisti, che vedono quindi proprio nella, uh, nel, nella colonizzazione dello spazio una, uh, vera e propria, un vero e proprio obiettivo oggettivo. Mi riferisco alla necessità di superamento delle condizioni problematiche del pianeta Terra, che io oggettivamente non vedo in questo momento, ma capisco l'aspirazione. L'aspirazione fa parte di quel processo di pensiero associativo che caratterizza il nostro modo di agire e caratterizza anche la nostra possibilità di espandere la nostra conoscenza. Un esempio è eh, la crescita della tecnologia. quindi... Sappiamo che gran parte delle tecnologie che conosciamo oggi sono i risultati di una spinta estremamente eh, convinta eh, rispetto al, all'avventura spaziale e sappiamo che anche nel futuro questo sarà il risultato, quindi la possibilità di portare al massimo della sua eh, creatività eh, la progettazione dell'uomo è sicuramente un obiettivo che nel futuro avrà eh, una... Validità assoluta.